Benvenuti sul nostro sito, oggi ospite della video intervista Davide Pascolo, uno dei protagonisti della vittoria di domenica contro la Iomatic Perugia. E Davide, una partita a tratti spettacolare in cui si è visto un'ottima Bitum Color contro una delle grandi squadre di questo campionato. Sì, abbiamo giocato, ma secondo me più che a sprazzi abbiamo giocato, magari tutta la presa secondo me è stata molto bella. E noi, a differenza delle scorse partite, siamo riusciti a mantenere la stessa concentrazione su quasi tutti i 40 minuti. È ovvio che qualche momento di calo ci può essere, però siamo riusciti a limitarli. Ecco, in tante partite viste finora, ogni volta dei protagonisti diversi. Ecco, questa volta è stato tu, Davide, assieme a Marco Spangro a segnare i punti decisivi. Una squadra che ha tante frecce al proprio arco. Sì, beh, non dimentichiamo anche il canestro di Walter, che Santa Rosa da tre, decisivi anche quelli, secondo me. E comunque, appunto, secondo me, ognuno deve cercare di portare sempre quello che può dare. E come appunto abbiamo fatto con Perugia, e magari una serata tocca a uno essere più protagonista, una serata tocca un altro, deve essere questa la nostra forza. Adesso vi aspetta Matera venerdì, ecco, in anticipo venerdì 21 ottobre alle 20:30, la gara in casa al Palatrento. Finora in casa avete fatto sempre ottime prestazioni, immagino che vi allenerete per ripetere una prestazione simile a quella di domenica. Speriamo, certamente ci proveremo, anzi dobbiamo farlo, perché è importante vincere venerdì, non dobbiamo vincere assolutamente, secondo me. Ecco, una vittoria che potrebbe darvi altri due punti in una classifica particolare quest'anno con solo sei formazioni. In questo momento vede al secondo posto assieme a Perugia. Ecco, la vittoria con Perugia è importante anche sotto questo punto di vista. Sì, però campionato molto equilibrato, Trieste è prima nel nostro raggruppamento in maniera anche forse inaspettata, però dimostra come qualsiasi squadra può mettere in difficoltà le altre se riesce a giocare con grinta e a giocare di squadra. Perfetto, ringraziamo Davide Pascolo, appuntamento per il prossimo video intervista, ma appuntamento soprattutto per venerdì 21 ottobre alle 20:30 al Palatrento per Bitum Color Trento Bauer Matera.